Il professor Alessandro Barbero fa dei distinguo intorno a due definizioni del jihad, jihad minore e jihad maggiore. Spiegherò questo. Conosciamo tutti il professore Alessandro Barbero, molto stimato, è il numero uno, almeno in Italia. Ok? Vogliamo soltanto guardare ad alcune imprecisazioni che ha pronunciato durante la sua lezione sul jihad. Io, per me, sono imprecisazioni, anche perché tenere una lezione, se la materia non è quella che mastichi tutti i giorni, come quella del Shihad, è comprensibile. Ora cominciamo ad analizzare la prima lezione che verte sull'argomento di due forme di Shihad. Sottolinea la differenza di due forme di Shihad, la Shihad minore e la Shihad maggiore. Il professore ha detto che il Shihad minore coinvolge la parte fisica, può partecipare anche dei combattimenti militari, perché la Shihad maggiore è una forma di ricerca della santificazione da parte del fedele musulmano. Questo è il jihad maggiore. Secondo questi concetti che ha accennato, penso di sapere un po' di cose. Per esempio, queste due forme di jihad maggiore, jihad minore, dovrebbe trovarsi qualcosa di scritto nel Corano. Nel Corano non si parla mai del jihad maggiore, jihad minore, mai. C'è soltanto questa comprensione di un jihad. Se prendiamo una delle più famose enciclopedie, mini enciclopedie dell'Islam, come questo libro che raccomando, lo trovate anche su Amazon, io vado a vedere qui, Jihad, c'è soltanto il Jihad, coerente con il Hadith. Corano, coerente con il Corano. Negli Hadith, che è un'enciclopedia, se vogliamo, una raccolta enorme dei detti e delle opere di Maometto narrate in questi libri, si chiamano Hadith, non ci sono solo questi, ma neanche lì si sente parlare di due forme di jihad. Io qui ho la biografia di Maometto, qui non si parla di jihad maggiore, jihad minore, e poi abbiamo anche il Muwatta, che è un appendice della Sharia, della legge islamica. Qui non se ne parla nel Muwatta, edizione italiana, eh? Nella teologia islamica, ma nemmeno nella teologia islamica si parla di due dimensioni del jihad, jihad maggiore, jihad minore, solo un jihad, in coerenza con il Corano, in coerenza con gli Hadith, in coerenza con la biografia di Muhammad, in coerenza con il Muwatta, solo un jihad. Ci sono quattro scuole di pensiero nel mondo islamico, dal punto di vista filosofico, teologico, politico, e nemmeno questi parlano del jihad in queste due forme, perché dunque parlarne se non è rilevante per le fonti islamiche che ho appena citato. E molti storici specializzati in molte materie trascurano la complessità dell'Islam stesso. Studiare bene in profondità l'Islam è essenziale per capire tutte le sfaccettature dell'Islam. Io non sono onnisciente, quindi però mi baso sui libri di riferimento, i libri sacri dell'Islam, e questi libri di queste due forme di jihad non se ne parla. Ora vi dico, questa cosa è venuta fuori circa 40 anni fa. 40 anni fa in Europa avevano bisogno di trasmettere questo insegnamento, chiamiamolo insegnamento, perché nell'Islam contemporaneo in Europa c'era bisogno di fare delle distinzioni per tranquillizzare, probabilmente, questo lo affermo io, per tranquillizzare che l'Islam non è l'Islam violento, c'è un Islam che contempla la pace ed è la persona musulmana che cerca la propria santificazione, cerca di riscoprire, cerca di conquistare delle virtù. Virtù, ecco, ben vengono questi atteggiamenti, ben vengono, abbiamo tutti bisogno, io per primo, certamente non in chiave islamica, ma in chiave cristiana, anche io. Mi metto in discussione davanti a Dio ogni giorno e non soltanto ogni giorno, ogni momento, quando so che faccio qualcosa che non dovrei fare o penso qualcosa che non dovrei pensare, mi metto in questione. Lo chiamiamo un processo di santificazione che ci viene naturalmente indirizzato a questo ordine di ricercare la santificazione dalla Bibbia. E la Bibbia ci dice: ricercate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Questo è il nostro atteggiamento. Mi rivolgo all'illustre professor Barbero.
torniamo di nuovo sull'argomento dove ha sentito parlare di queste due forme, di queste due dimensioni di jihad, sono contento di saperlo perché è qualcosa che mi mancava. Quindi aspetto fiducioso che mi risponda. Nell'Islam non hanno un papa, non hanno dogmi. Anche questa affermazione va corretta? Iscrivetevi al canale cliccando la campanella in modo da assicurarvi le notifiche delle ulteriori, delle successive puntate.